I cosplayer di San Marino Comics. Benvenuti in Kiwi. Bello a tutti ragazzi, sciacari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti raga in questo nuovissimo video. Oh, allora, oggi raga, nuovissimo video, perché come avete letto dal titolo qua sotto, già lo sapete, quindi non vi spoilerò nulla. Andremo a vedere quali cosplayer ci sono stati al San Marino Comics, che è finito, diciamo, poco fa, ieri. Ieri, diciamo, è finito questo San Marino Comics, che purtroppo anche quest'anno ci vado l'anno prossimo. Forse, non lo so, ci vorrei tanto andare. E non lo so, mi devo dare una sistemata col lavoro. Vabbè, quindi prima o poi ci verrò a farvi le interviste anche a voi al San Marino Comics. Ma per ora andremo a reazionare, andrò a vedere quali cosplayer ci sono e soprattutto che livello di cosplayer, perché anche grazie a voi che commentate qua sotto dovete scrivere quale cosplayer che andremo adesso a vedere vi piace di più, e quindi scrivere da 1 a 10 qual è il vostro cosplayer preferito che andremo tra poco a vedere. Ma tutto questo lo facciamo ovviamente dopo che, lo sapete già, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, andiamo subito a vedere sti cosplayer, chi so e come sono. Allora andiamo a vedere subito questi due cosplayer. Vediamo, sono quelli di, credo siano di Street Fighter, che non ricordo i nomi, però devo dire, così come li stiamo vedendo, io gli do personalmente un bel 7. Oggi siamo un po' cattivelli, siamo un po' bastardelli. Io gli do un 7. Voi ragazzi scrivete qua sotto nei commenti che voto gli date. Mi raccomando, a tutto, non ve lo fate dire sempre. Mi raccomando. Quindi per loro gli do un 7 a entrambi. Ci piace. Loro invece sono di Cobra Kai e sembra quello di dietro, sembra Ken il guerriero, non ne sono tanto sicuro. Se voi lo sapete meglio scrivetelo nei commenti. A loro devo dire che invece gli do un siamo un po' cattivelli qua, gli diamo un 6, un po' cattivelli siamo, quindi. E però Cobra Kai, io non l'ho mai visto Cobra Kai ragazzi, quindi per me è 6, perché ci sta, però con sto caldo, pantaloni neri lunga, beh, personaggio è suoni, che cazzo c'entra. Però andiamo avanti, vediamo. Ah, questo è lo stesso dinosauro che abbiamo visto l'altra volta, nello scorso video precedente a Fantasy Com, non mi ricordo, un'altra fiera cosplay. E devo dire, raga, che vabbè, a lui gli diamo un 9, raga, diamogli un 9, perché cioè, non so se sotto ci sta una persona, non lo so, se tu ci stai guardando spiegaci come cazzo fai a fare sto coso col dinosauro, ci sta un'altra persona sotto. Io, raga, non lo so, e quindi per me è un 9. Voi invece cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Andiamo avanti, perché loro sono Venkam, credo sia Venkam, e chi altro? Guardiani della Galassia? Non lo so. Per loro gli do un 7, perché l'altro non, o sono ignorante io o niente. Voi scrivete nei commenti chi può essere l'altro. Secondo me può essere, ecco chi è Soldato d'Inverno, credo sia Soldato d'Inverno, perché vedo il braccio robotizzato, credo sia Soldato d'Inverno, quindi gli diamo un 7. Voi ragazzi, che ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Bravi, ci piacete. Loro invece sono Lamu e un protagonista, credo, di Demon Slayer. Non lo so, per loro gli do complessivamente, insieme, gli diamo un...
Gli diamo un 7, un 7, siamo un po' cattivi, 7, dai, 7, diamogli un 7, diamogli un 7, raga. E loro invece sono, Shazam e oddio, non mi ricordo come si chiama, lei l'altra non me la ricordo come si chiama. Il coso, e vabbè, quindi gli diamo un 6, raga. Voi invece cosa ne pensate? Scrivete nei commenti. Allora, sti cosplay di San Marino Comics, devo dire, ce la stanno facendo, però gli stivali di Shazam devo dire che sono ben fatti, ma restiamo sul 6. Invece andiamo avanti, vediamo un super crossover aspetta che non mi viene il nome. Allora, ci sta Ela, la sorella di Vedova Nera, che non mi ricordo come si chiama, e il padre di Vedova Nera, credo sia il padre di Vedova Nera, che non mi ricordo, Wonder Woman e gli spazza camino. Quindi dargli un voto complessivo è abbastanza difficile, ma secondo me un 8 se lo sono meritato tutto, soprattutto per quelli tutti imbacuccati, tipo il padre di Vedova Nera e quelli degli spazza camini. Devo dire che sono tutti belli imbacuccati, un 8 se lo sono meritato alla stragrande, diciamo, anche perché pare siano fatti abbastanza bene, quindi per ora un 8 è più che meritato, diciamo, è più che meritato. Andiamo avanti, loro invece sono, non so chi siano loro, io non so chi siano loro perché sono un ignorantone, quindi loro non so chi siano. Quindi diamogli un voto solo per tutto l'impegno che ci hanno messo con tutto sto piumaggio, tutto sto scudo, sta cosa in faccia dipinta, raga, un 9 secondo me se lo sono meritato, secondo me, poi ditemi nei commenti invece cosa ne pensate, perché secondo me un 9 è bello, è più che meritato, secondo me. Andiamo avanti, loro invece sono Sailor Moon, e non lo so, non so chi sia l'altro sinceramente, ma lei è una Sailor Moon, aspetta, vediamo se me lo ricordo, Sailor Mercury può essere, non lo so. E vabbè, diamogli un voto, poi lui gli darei un bel voto alto, perché c'è sta tutta sta cosa de pelliccia, mezza armatura così, ma oggi ragazzi siamo cattivi, un 6, perché lei ha voluto avere i tacchi, la Sailor Mercury deve avere i tacchi, quindi è una bastardata, lo so, ma oggi siamo in vena di essere cattivelli. Quindi un 6 se lo sono meritati. Però continuate così, bravi, perché poi soprattutto scrivete nei commenti l'altro cosplay chi è, che personaggio è, perché io non l'ho riconosciuto, ritornando sempre al fatto di prima che sono un ignorantone. Quindi andiamo avanti, lui invece è il genio delle tartarughe di mare non lo so chi siano. Allora, lui è Mago Merlino versione Hawaii. E lei dovrebbe essere Magamago. Non lo so, spero di non sbagliarmi. Se mi sto sbagliando, la mia figura di merda giornaliera l'ho appena fatta. E quindi lui è Mago Merlino, e lui è Merlino, sì, Merlino Hawaii, e devo dire che gli diamo un voto, diamogli un voto, perché diamo un 6, se oggi siamo proprio cattivi e stronzi, diamogli un voto 6, però sta con la barba, cioè con tutta quella barba fatto proprio alla sciolta, diciamo. Andiamo avanti, vediamo chi altro ci sta. Loro invece sono sono di Alice nel Paese delle Meraviglie, la principessa di cuori, la regina di cuori,
E la fabbrica di cioccolato, quello della fabbrica di cioccolato, non mi viene il nome, ma è quello della fabbrica di cioccolato. Quindi diamogli un voto a sti cosplay, vediamo, diamogli un voto 8. Secondo me un 8 è più che meritato, perché il vestito della regina di cuori, raga, lo vedo proprio ben fatto, bello sistemato, e anche quello della fabbrica di cioccolato, che devo dire è anche bello dettagliato. Credo sia quello della fabbrica di cioccolato. Non vorrei dire cazzate. Se mi sto sbagliando, scrivetelo qua sotto nei commenti. Quindi per loro un 8, un 8. Raga, loro invece li vediamo in tutte le fiere. Li vediamo in tutte le fiere. Sono Bud Spencer e Terence Hill. E devo dire, mettiamoli uno zoom. Vediamo, perché con lo zoom magari se vede meglio. Oh. Loro, raga, devo dire loro tanta 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 roba. Loro, raga, secondo me, loro fanno proprio impersonator. Loro, secondo me, vanno proprio oltre il cosplay, vanno proprio sull'impersonator. Quindi, secondo me, raga, un 9 e mezzo, raga. Io li ho pure visti parecchie volte, li vedo dal vivo, non so se anche voi li vedete. Raga, è tanta roba, ci stanno proprio, raga, so proprio loro sono. Raga, io devo dire che un 9 e mezzo se lo sono meritato tutto, tutto, ragazzo, merito, perché sono proprio fantastici, raga. Voi invece cosa ne pensate e che voto gli date? Loro invece vediamo. Allora, vedo un Cristo cornuto. Un Cristo cornuto e un non mi ricordo chi è l'altro personaggio. Raga, diamogli un voto, scrivetelo nei commenti. Per me è un 7, per me è un parecchi 7 ci stanno, parecchi 7. Devo essere un po' più cattivo, devo iniziare a dare anche qualche 5. Ci sarà qualcuno che si meriterà un 5 o un 4, peggio? Non lo so, perché sono anche un po' bonaccione, diciamo. Quindi per loro è un 7, per loro è un 7, un Cristo con un dell'altro che non mi ricordo come si chiama, raga, non me lo ricordo. Scrivetelo qua sotto nei commenti se voi ricordate. Andiamo avanti. Loro invece sono di Star Trek, credo, non sono un gran patito di Star Trek, devo dire. Quindi i personaggi non li conosco molto bene e devo dire che loro gli diamo una sufficienza, dai, raga, la sufficienza, un 6, un 6, solo perché ci hanno perso tempo, tutta pittassa la faccia, mettersi l'antenna in testa, che è una rottura di palle. Poi loro il 6 se lo sono meritato, se lo sono meritato, secondo me. Voi invece cosa ne pensate? Che voto gli date? Scrivete qua sotto nei commenti. Andiamo avanti. Loro sono uno zombie che combatte. Dall'altra parte ci sta un altro zombie. Sono due zombie contro quella di Star Trek che non ricordo come si chiama, raga. Voi che voto gli date, raga? Diamogli un voto. Vediamo lo zombie come è fatto. Vediamo lo zombie. Raga, lo zombie è, dalle foto sembra molto dettagliato, devo dire. Dettagliato, devo dire che. Raga, secondo me un 6 e mezzo è proprio regalato. 6 e mezzo, 6 e mezzo, perché gli vorrei dare di più, ma oggi siamo stronzi, oggi siamo bastardi, gli diamo un 6 e mezzo. Perché non lo so, a me vale da 6 e mezzo, raga. Voi invece che voto gli date? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Andiamo avanti. Loro invece sono Maleficent. Vediamo se ci azzecco, raga. Maleficent, Catwoman. Ah, e quella dei Dalmata, che non mi ricordo il nome. Malefica, non. Ma può essere. Crudel. Crudel. Come era la canzone? Crudelia Demon. Può essere Crudelia Demon? Sì, può essere lei. Se non sbaglio è Crudelia Demon. Raga, diamogli un voto a queste belle tre belle signorone che ci piacciono, raga, ci piacciono. Questi sono i cosplay che ci piacciono, raga. Diamogli un voto, secondo me, da 1 a 10. Loro si sono meritate, raga, secondo me, un bel 8, bel 8, soprattutto Crudelia.
Demon con tutte quelle scriccogliosi, quelle brilluccicose, quelle patacose che c'ha addosso, ci sta perché credo si rifaccia al film che hanno fatto. E devo dire brava. Poi ovviamente un cosplay cornuto ci mancava nel video, anzi abbiamo visto prima un Cristo cornuto, questa volta una donna cornuta, una cosplayer cornuta ci mancava, ed eccola qua la nostra Maleficent. Quindi voto complessivo 8, complimenti. Loro invece sono la tribù degli Arrapao. E come ho detto, non so se è un original e la tribù degli Arrapao. Detto fatto. E se no, non so quale da cosa hai preso. Voto complessivo, raga. Questo è lo stesso di prima che abbiamo visto con quell'altro. Voto complessivo gli diamo un 9 e mezzo, raga, 9 e mezzo, perché raga è tanta roba, sia di trucco che di piumaggio, hanno spellato 200 uccelli, e quindi 9 e mezzo ci sta, raga, 9 e mezzo è tutto suo. Questo invece è l'uccello che si è salvato, questo invece c'ha sempre in testa una cosa, c'ha sempre in testa l'uccello, e come potete vedere c'ha sempre l'uccello pure in testa. Diamogli un voto perché ci assomiglia anche pure col personaggio di Johnny Depp, raga. Lui, raga, un 8 e mezzo se l'è meritato tutto. Devo dire tanta roba. Quindi 8 e mezzo ci sta. 8 e mezzo ci sta perché come c'ha l'uccello in testa e ho so gusti. E quindi c'ha l'uccello in testa. Andiamo avanti. Allora, raga, con 40 gradi possiamo decretare il vincitore. Con 40 gradi, raga, io solo perché ci sta con tutto sto ambaradam addosso, raga, se sta a far schiuma. Io voglio sperare che sotto tutto sto ambaradam abbia tipo una ventilazione rinfrescante, perché se no, raga, un 10, cerchiamo di trovare qualche imperfezione per non dare il 10, cerchiamo di trovarlo. Scrivete qua sotto nei commenti qualche imperfezione per non dare un 10, perché raga, secondo me un 10 ci sta tutto. Io ci sto provando, mettiamo qualche zoom, andiamo proprio zoomato. Le scarpe sono quelle, ci sta pure il Baby Yoda, il fucile, questo vedo pure, credo anche sia un tessuto bello pesante. No, raga, secondo me un 10. Un 10 se l'è meritato. Vediamo se ci sarà qualcun altro che si prenderà un 10, se il podio sarà diviso da qualcun altro. Andiamo avanti. E finiamo in bellezza con questi due cosplay di Rocco Siffredi e Cicciolina. Rocco Siffredi e Cicciolina con Amica Chips, con lui di patate sì che ne ha viste, quindi anche Cicciolina possiamo dire. Diamogli un voto, raga, da 1 a 10. Questo è proprio cosplay epic, un 9, raga, 9 per la simpatia, raga, 9 per la simpatia, perché c'è sta, raga, c'è sta, ci vogliono i cosplay anche quelli simpatici che ripiano un po' così. Quindi 9 per la simpatia. Ma beh, raga, quindi devo dire tanta roba sti cosplay. E quindi, raga, devo dire, abbiamo visto alcune foto che ho trovato così su internet, su Facebook, diciamo, dei cosplay di San Marino Comics. Raga, invece, se tu ci sei andato a San Marino Comics, scrivi qua sotto qual è stato per te il best cosplay che hai mai visto a San Marino Comics. Va bene, ragazzi, noi invece ci vediamo a un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao carini!